17 febbraio, sette santi fondatori. Siamo nel XIII secolo. Le città italiane vivevano tra discordie, sconvolte anche da guerre tra Federico II e il papato. Insomma, non si viveva proprio in pace. Ed ecco che sette mercanti fiorentini, devoti della Beata Vergine Maria, decisero per una vita di penitenza, di preghiera e di solitudine. Questo a seguito di un'apparizione della Vergine che si presenta ai sette come Madre Dolorosa. Abbandonata l'attività commerciale, i sette lasciarono le proprie cose, distribuirono i loro beni ai poveri e alle chiese, indossarono un abito grigio, si ritirarono in una casetta a servizio della povera gente. Ma nel 1245, spinti dal desiderio per una vita più severa e austera, si ritirarono sopra un monte, dove costruirono una chiesetta dedicata alla Vergine. Vivevano del proprio lavoro nella penitenza e nella preghiera. Molti, vedendo il loro esempio di vita cristiana, vollero far parte di quella famiglia. Fu necessario allora di dare vita a un nuovo ordine religioso, adottando la regola di Sant'Agostino, di nome Servi di Maria. I sette santi fondatori vissero insieme, morirono uno dopo l'altro e insieme furono sepolti in un unico sepolcro. Il Papa Leone XIII nel 1888 li proclamò santi e la loro festa ricade il 17 febbraio. Il padre David Maria Turoldo, anche lui appartenente ai Servi di Maria, disse: quei sette erano un grappolo di vite.